Allora, possiamo partire. Buonasera a tutti, buonasera a tutte. Siamo oggi qui con Pio Ferragudi. Abbiamo la fortuna di riuscire a organizzare, dopo circa 6 mesi di negoziati, specialità Cumilier, categoria più 68 kg, reduce da brillante risultato a Cracovia, gli europei, e campionessa pluripremiata sia in ambito nazionale che internazionale. E ci stavi raccontando anche esperta in fatto di gaffe. Particolare. Ma ho buggerato. E no, Nel dare la mano ai soggetti sbagliati. era proprio questa che io ti volevo raccontare. No, Hai vabbè, visto? niente. Allora, era un vado, però promesso che non ci deve essere alcuna presa in giro. Perché Continua. Non ci deve. sono molto buffa come persona. Vabbè, eravamo gli europei, gara squadre. Era un match importante, non mi ricordo qual è, sono sincera. E avevamo vinto contro questa squadra forte, se non sbaglio era la Francia, ma non voglio stupidaggini. Vabbè, eravamo lì. E io ho appena finito il mio incontro, però avevo battuto una che non mi stava proprio semplice, cioè non mi stava proprio simpaticissima tra ragazze, sai com'è. Devo fare nomi e cognomi, No, anche no, perché quello no. qualsiasi notoriamente sportivi Ma che guarda, non lo so, lavorano. non mi ricordo chi era, però non mi stava simpatica. Quindi c'aveva sta faccia così che mi guardava e aveva perso e se pensava di poter battermi. Quindi io tutta euforica, faccio il saluto e lei non mi dà la mano. Io mi giro verso l'arbitro centrale, che quello era così impalato, e gli do la mano. Faccio tipo, cioè, tipo lui era qua, io no. Non sei tu. Mi giro e me ne vado. C'è stato una Forse non persona. gliel'hai detto. Oh, ma che fai? No, perché inizialmente ci sono rimasta male, quindi ho fatto. Mi giro, faccio. Ma quello è l'arbitro, Clima, che cavolo hai combinato? Cioè, ero proprio. È presente quando tu vivi in una situazione surreale che non ti rendi conto. Ma come ti chiami? E lo stato di flow. E poi niente, mi ha visto Simone Marino sugli spalti e mi fa. Oh, ci credo, con le mani nella testa. Vabbè, cose queste, una delle Un momento tante. divertente, Sì, una fantastico. delle tante, sì, posso veramente. Vuoi aggiungerne anche No, no, qualcosa? guarda. C'è qualcosa di più di questo? No. No, Ma poi anzi, che non se l'è presa. no, l'arbitro ha fatto tipo, è stato tipo, ma guardato con quella faccia come per dire, ma perché? Cioè, tu ti rendi conto che sono l'arbitro, mi vedi, che non sono il tuo avversario? Quindi ci stava giudicando. Era così, si è tipo irrigidito perché ho detto, ma che faccio? La donna gli ha dato la mano con lo sguardo perso. Tipo così Quella è andato. bella suggerita. Tipo, vai! Niente, è andata così. Questo è Qualcosa poteva quanto. andare meglio. Sì, Pensa, sì. se era Russia tu Ucraina, non so se hai visto quello che è successo la settimana scorsa. Sì. Oppure mi è capitato, l'ho visto, mi dispiace perché. Parlando di tematiche serie, mi dispiace che purtroppo anche lo sport venga coinvolto in queste discussioni che secondo me lo sport, proprio perché è bello, non dovrebbe essere coinvolto in queste. Dovrebbe stare un po' fuori, secondo me, dalla Sì, società. cioè dovrebbe essere protetto perché è proprio la bella faccia del. Un mondo a parte, Sì, dici, il meritocrazia, insomma, non, secondo me il privilegio di praticare il proprio sport non dovrebbe essere elevato a nessuno. Però va al di là di tante forze politiche, insomma, questo è quanto. chiaramente. Andatevi un pochino più tranquilli. Sì, Come volevo va? Che hai fatto appesantire. No, ho oggi? fatto preparazione. Com'è andata? Bene, Massimo Montecchiani mi ha rifilato una bella scheda. Come Sì. sta andando? Bene, adesso siamo in un periodo di stallo, se si può dire così, in preparazione per le prossime gare. Dublino, il Mondiale, e io farò anche la Serie A, non mi ricordo dove, farò anche la Serie A a fine settembre, insomma. L'Arnaca, sì, sono Stai in Spagna? pronto. Cipro, vicino Cipro? Cipro? Sì. Vabbè, Ti fanno il biglietto, gli usali e vai. sì, esattamente, così è Fantastico. andata. Ah, pensando invece a te, un pochino più Sì. lavorativo. Vai. Come hai iniziato? Se ci vuoi raccontare? Allora, io ho So che iniziato. sei figlia d'arte, se così si vuol Sì, dire. mio papà è stato il mio primo maestro. Quando io
il primo giorno che sono salita sul tatami avevo 4 anni, sono stata là con lui, è iniziato un po' tutto come gioco e poi inizialmente lui mi costringeva a fare le forme che con tutto il rispetto, come dissi anche in passato, mi piacciono, ma oggettivamente non sono in primis per la stazza, ma non sono proprio nel mio genere, quindi il kata. E quindi quando ho iniziato ad approcciare al combattimento, ho visto che comunque mio padre ha avuto la lungimiranza, insomma, di capire che c'era in me qualcosa, non so che ha visto, ma ci stava. E mi Visto ha... bene, visto bene. No, sì, scherzo, era per sdrammatizzare. E lui mi ha portato nel gruppo sportivo delle Fiamme Oro, quello giovanile, e a 11 anni più o meno ho iniziato ad allenarmi con loro. Da lì... si può dire che ho fatto il salto di qualità in quanto sono rimasta in quella caserma fino a diventare poliziotto a tutti gli effetti e da là ho fatto i miei migliori risultati, insomma, sono cresciuta con loro, è come se fosse una seconda famiglia. Sì, ho visto anche in altre interviste che comunque raccontavi di come diventa una cosa un pochino, se vogliamo, da un lato totalizzante la vita di caserma, dall'altro è come stare Una in una famiglia, famiglia. sì. Diciamo che non è semplice stare in un gruppo, nel senso che bisogna avere uno spirito, come posso dire, di collaborazione. Però crescendo, magari se si cresce già nell'individuo, poi si va a creare un team. Adesso noi, non per vantarmi, però abbiamo un gruppo che quasi il 90% fa parte della nazionale italiana di karate. Non è un caso, quindi vuol dire che il teamwork che stiamo facendo funziona. Quindi sono fiera veramente, non per fare sviolinate, però lo dico col cuore, quella è stata la mia seconda famiglia e lo sarà per sempre. E abbiamo veramente una squadra fortissima. Un bel rapporto da vivo, immagino. Sì, vabbè, siamo tutti ragazzi, quindi tra qualche litigata sul tatami, tipo, tu mi hai messo il punto così, però vabbè, il resto siamo molto uniti. Cioè, tra di voi litigate? Sì, certo, io Nei rosico follemente, regolamenti? certo. Pensa, ora... L'altra volta stavo combattendo con Ermina Perfetto, 50 kg, tiro anche con lei. La cosa sorpresa, l'effetto sorpresa con lei è che non ti aspetti che ti possa fare male. Quindi lei ti parte a manetta e ti prende in faccia e ti fa male. E tu rimani così perché dici, ma io sono alta, 1,80 m e mi devo far menare, fortissima, per carità. Però non te l'aspetti, perché è velocissima, sembra una formica, quindi tu parte e mi prende, e rosico, e quindi gli devo rimettere i punti, però poi dopo, insomma, Diciamo che resta sul tatami, lei che ti leggi finito. qualche No, no, punticello. no, 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 è solo sempre molto a gioco, cioè nel senso, anzi così in realtà si cresce, perché quando comunque non ci si allena con persone principianti, cioè sono tutti professionisti là, quindi se riesci a mettere un punto a un Luca Maresca o un Michele Martina, non succede quasi mai, però se riesci, porca miseria, allora lì il livello tuo cresce, perché comunque ti confronti maschi e femmine, e ognuno ti dà una mano a migliorare le tue carenze, ecco, questo. Certo, anche perché immagino che se ti alleni sempre con le stesse persone, nello No. stesso contesto, resti sempre su quel livello, quindi non Esattamente. affronti mai qualcosa, no? Come nell'allenamento, quel carico progressivo, immagino la stessa cosa anche per la Certo. tecnica, se non si mette un progresso tecnico, se non si confronta con qualcuno di più forte o di diverso, non Non si hai lo cresce. scatto, sì. Infatti, pure anche quando è entrata Silvia, che comunque lei si è fatta alle ultime Olimpiadi, abbiamo anche tra le ragazze abbiamo alzato ancora di più il livello perché ci sono varie altezze, vari pesi, tu hai la possibilità di scambiare, di combattere, anzi, con tutte le particolarità, cioè Alessandra Mangiacapra ha una caratteristica, Erminia ne ha una, quindi hai possibilità di crescere e ogni volta devi stare attento, e comunque non è che, come ti ripeto, non sono principiante, quindi è bello impegnativo, ogni allenamento là si può dire che è una guerra, va, Sì. Chi sì. è la peggiore? O il peggiore? In che senso? Tra le rosicate che ti fa rosicare di più la Allora, io mi metto stazza, tra i resta. primi perché io rosico, Ok. cioè tanto, lo ammetto e ci ho lavorato su questo e ho cercato di trasformare diciamo, il rosicamento, se si può dire così, in
volontà di fare ancora meglio e cercare di, come ti posso dire, di non rosicare, ma cercare di fare un punto poi alla fine. Oppure anche, vabbè, poi tutti vuoi o non vuoi, facendo uno sport, essendo rosicano un Ce ne pochettino sono tanti dentro. competitività, certo. Certo, tutti lo fanno, ma è competitività, non è rosicare in realtà. Certo. Questo. Ci raccontava per esempio Alessandra Sì. di un calcio che non è che avevo apprezzato di recente. Questo è stato un colpo basso. Molto l'ho No, studiato. no, è stata una cosa. Là ci siamo quasi litigate. Lei è stata molto brava perché era prima dell'assoluto. Ora, l'assoluto è una gara oggettivamente fastidiosa perché hai, non lo so, tutti si aspettano, tutti e quindi sei un po' così. È molto più semplice fare gare all'estero. Ti conosce nessuno o comunque ti conoscono, però dici, sai, quello è più forte e quindi c'è questo carico di aspettative, quindi la tensione era molto elevata. E lei stavamo facendo giri di anticipi, quindi ognuno dichiarava, che ne so, Urawashi, Mawashi. Va lei, non mi ricordo se l'ha dichiarato, voglio dire fesserie, e mi tirano Yokogeri. Allora premetto che Alessandra, la sua specialità è Yokogeri, quindi cioè, e quando ti prende può essere pure 57 kg, 60 kg, con te ti fa male. Non me l'aspettavo e io gli ho risposto: ho detto, Ale, lo so che lo sappiamo fare, ma dobbiamo fare una gara tutti quanti con la mia faccia simpatica. E lei fa tipo in silenzio, tipo zen. Lei, per esempio, è quella più zen. Mi guarda, fa ok, e si gira. E io, dopo, gli ho detto, guarda, mi dispiace, era un po', però queste sono le tipologie Le di. dinamiche di Sì, scambio. è questo. Quindi non gli hai dato alla fine. No, non, no. Per ora. No, 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 non. Ma può essere anche vendicativa, cioè te lo segni la prossima Dipende con chi. No, volta, ok? scherzo, dipende. Allora, io penso di essere una persona che percepisce molto le persone, quindi so a primo impatto mi inviano un'energia e so se sono adatte a me oppure no. E questo gli succede anche con gli avversari. Ci sono avversarie che sento che sono, non cattive, però hanno un qualcosa che non quell'aurea positiva. Quindi sì, a volte è capitato che quando ne ho ricevuto uno, magari anche una scorrettezza. La cosa che io odio di più sono le scorrettezze, perché stiamo facendo uno sport tranquillo, una disciplina, le scorrettezze non le ho mai accettate. Visto che posso fare male se voglio, tanto, quindi quando ricevo un colpo magari brutto, basso, gomitata, strattonata, non faccio del male, però cerco comunque di farti capire stai al posto tuo e rimanici. Si Questo. prendono un po' i doni, diciamo, No, sempre marzialmente parlando, tecnicamente parlando, però non ti bottigliare in testa. no, no, non anche perché non te le fanno entrare, niente tirapugni, niente di queste cose qua. Però sì, faccio sentire la mia Ci presenza, sta, ci sta. sì. E anche perché, raccontavo, ho visto in altre interviste come alla fine molto centrale, soprattutto oggi che comunque c'è una grande attenzione, diciamo, tutti quanti i piani dell'allenamento. E anche l'approccio, diciamo, emotivo, quindi la psicologia che si vede in un allenamento, una gara, qualsiasi cosa. E io ovviamente a questi livelli non ho mai fatto sport, non mi sono mai avvicinato, però posso immaginare da persona abbastanza ansiosa che comunque dovessi approcciare, soprattutto se comunque diventa un po' un mestiere, possiamo Sì, no, dirlo, è un mestiere a tutti gli effetti, lo diventa un cioè. mestiere, quindi diciamo che ne deriva il tuo indirizzo di vita, il tuo progetto futuro, ed è basato sulla competizione contro qualcuno, e uno vince e l'altro perde, è una cosa che medesimando mi è piuttosto pesante, in Sì, è un duro colpo. Allora, questa è una tematica un pochettino che volevo trattare, ma in pochi sanno. Io, a proposito di questo discorso qua, posso dire che ho passato un anno dove non riuscivo a incanalare bene le mie energie, le mie potenzialità e far funzionare le cose. Quindi ho avuto un periodo in cui ho detto, che devo fare? Ma sono ancora brava?
oppure devo smettere, perché collezionavo sconfitte e non riuscivo a capire più perché. Quindi magari mi trovavo a perdere per un errore stupido, una distrazione, oppure troppo carico energetico, troppa ansia. E mi sono resa conto che non funzionava più. Non ti scherzo, non ti nego che io durante la mia vita ho sempre preferito, cioè, avere un supporto psicologico, perché credo che sia una cosa fondamentale. Quindi faccio questa premessa, ci sono andata sia nella vita, e non mi vergogno a dirlo, sia nello sport, che in realtà è parallelo, cioè, anzi, vanno di pari passo. E ho iniziato a fare un percorso con una mental coach, quando ho avuto proprio un crollo e ho detto no, io voglio finire di fare karate. E ho iniziato a fare questo percorso con lei e ho capito che in realtà noi ci carichiamo tutta l'ansia, tutta la gestione delle sconfitte, la gestione dell'errore è visto come una cosa spaventosa, quando invece l'errore, se ci pensiamo, fa parte della vita, perché se non sbagli non capisci, se non sbagli non impari e non puoi crescere. Quando ho imparato a capire che anche se perdo una gara non definisce la persona che sono, io rimango sempre Clio Fragudi, sempre con le mie potenzialità, sempre con la mia struttura, con la mia personalità, e non cambia il mio essere persona, che non è uguale a essere atleta, cioè sono due discorsi completamente diversi. Quindi quando ho iniziato a entrare in questo giro di pensieri, poi ovviamente ci sono esercizi annessi, ci sono, come posso dire, approcci, esatto, non mi veniva la parola, ho iniziato a vedere il bello del mio sport, perché quando ti chiudi poi le gabbie che ci creiamo, ce le facciamo noi. Quindi quando poi ho iniziato a vivere lo sport, non oddio c'ho una gara, tipo che bello c'ho una gara, che bello vado a divertirmi, ho la possibilità di essere qua ora, cioè ho la possibilità di fare la gara, sono fortunata a fare la gara, cioè già cambia la metodologia, cioè già cambia il linguaggio, e da lì si sono aggiustate un paio di cose. Questo prima o dopo il Covid è stato dopo il allora qualifica olimpica, c'è stato il momento mio bello che stavo andando benissimo, e poi c'è stato un crollo totale, cioè non riuscivo neanche a passare quasi un incontro, veramente. La sensazione era quella della sabbia in testa, cioè che tu eri sul tatami e non sapevi perché ci stavi, come e quello che dovevi fare. Pure se comunque le persone del mio team mi hanno supportato, eccetera, però non sono una persona molto che si espone, che parla tanto di sé, cioè mi devi conoscere per sapere che sto male. E ci ho avuto un anno dove vorrei dimenticare, ma in realtà fa parte del processo, dopo legata a tutti gli infortuni, prima su una gamba, poi sull'altra. Però ora dirò una cosa che sembra strana, gli ultimi infortuni mi hanno fatto capire tanto, mi hanno fatto crescere tanto. E finito questo periodo, piano piano mi sono tirato sulle maniche e sta andando bene. E sono scongiuri? No, no, guarda, quello che succede poi lo affronto, nel senso, però sì. E anche perché poi magari stavo immaginando il fatto che anche aver avuto un rallentamento forzoso, un pochino anche se vogliamo, non è che ti dà la responsabilità, ma nel senso uno si deve fermare per un fatto che esogeno, esterno, che non ti appartiene, però ti fa fare un passo indietro e ti fa un pochino vedere un pochino tutta la tensione d'insieme. Esattamente. Che magari invece quando sta in quei momenti di stress ed è molto non riesce a uscirne. Sopravvivere alla singola performance, che può essere una gara, un allenamento, non riesce a avere quella tensione d'insieme e ti fa dire, però alla fine bello. No, vedi, come hai detto tu, vedi proprio un'altra prospettiva, vedi che allora ci sono due modi per prendere l'infortunio. O la prendi malissimo e quindi sembra tutto un inferno, oppure dici apprezzi le cose, ti canalizzi, ti focalizzi su quello che stai facendo, anche la ripresa, anche le terapie, insomma queste cose qua, e vivi, stacchi
esci dall'ambiente, ti concentri su te stesso. Comunque là, vuoi non vuoi, sei solo a fare gli esercizi. Se tu non fai un esercizio, il tuo tecnico, quando sei in fisioterapia, non lo sa. Quindi anche tutti i giorni, io quando mi sono infortunata, l'ultima infortunio ero tutti i giorni a Ostia, che per me sono 40 minuti di macchina, quindi trasportata, grazie alla mia famiglia, meno male che mi hanno trasportato. Tutti i giorni là, finivo, mi allenavo, 2 ore, solo braccia, rimettevo pranzo a sacco e rimettevo fisioterapia. Tutto il tempo sistematico così, però apprezzi tanto altro, cioè, quindi questo. Diciamo, di concetti tu attivi della vita che sono comunque importanti, anche perché poi in quello, come dicevi anche tu giustamente, il fatto anche di essere in un contesto che sì, molto bello quello della caserma, immagino, però è anche molto assorbente, fai anche fatica, penso, immagino, ad avere un pochino un diversivo, se vogliamo, cioè se c'è un momento in cui sei un po' satura dello sport, del karate, se uno comunque vive tutti i giorni quell'area lì, non ha mai un momento di stacco, diventa un pochino una sovrapposizione tra la persona e l'atleta, sì. O tra professionista e il problema. Sì, io amo il mio lavoro, amo fare l'atleta, però credo che nella vita c'è altro, cioè questa è solo una bella parentesi della nostra vita, però in realtà il lavoro veritiero, quello che magari nella persona che si alza alle 4 del mattino, noi non lo stiamo vivendo un piacere, cioè siamo fortunati a fare quello che stiamo facendo, e quindi lamentarsi, entrare appunto in questi loop non fa bene. A volte anche un infortunio che non è bello, però ti fa capire, ti fa apprezzare molto di più le cose che hai già e che prima non vedevi. Quindi da là, se incanali giuste le energie, poi ne riesci e sicuramente ne esci migliore. Anche perché penso che sia anche un buon modo per arrivare a un infortunio. Certo. Il modo in cui ti approcci. Certo. Ma la fisioterapia, tutto quanto, aiuta moltissimo. Molto spesso gli infortuni, quelli più che succedono così. A me è successo, mi sono rotta il piede facendo Mawashi Chudan. Quanti Mawashi Chudan ho mai tirato nella mia vita, in tutta la mia carriera? Esatto, doveva andare così. Ero arrivata a una soglia di saturazione troppo alta e è successo. Ma non è stata neanche una tecnica, che ti posso dire, con il piede che ho sbattuto, è stata quella d'appoggio, quindi ho fatto solo la rotazione del caricamento, questo è stato. Sì, ci sta. Doveva arrivare secondo me in quel momento, così almeno. Invece esci da un europeo, possiamo dire, molto bello. Mi sono proprio divertita, così. Tempo. Sì, è stata proprio una bella gara. Mi dispiace per la finale. E sono stati 2 secondi che potevo usare di più, gli ultimi finali, che era 5 pari, col sesho suo, della ragazza, della tedesca. E quei 2 secondi... Dico, perché non ho provato a fare tanto più di così che può andare, come può andare. Quello è il mio unico rammarico. Poi per il resto è stata una gara proprio bella, come è stata organizzata, le tatami, come ti chiamavano. Sì, bella, una bellissima esperienza. Poi le atlete comunque, le migliori 8, mi sono qualificata con l'europeo per 30 punti, cioè, ma quando mai mi è successa una cosa del genere? E invece si sono allineate parecchie cose, quindi in questi posti come mi immagino, no? Arrivo dalla sua parte, meno male, l'Europa, sì, il mondo, sì. E che tipo di approccio hai? Cioè, nel senso, resti concentrata sulla gara oppure dico, no, vabbè, guarda che bello, guarda dove siamo, troppo magico questo posto, tutti quanti allora cose, fotografi, giornalisti. No, guarda, quello ti può prendere, nel senso. Beh. Mi piace, sì. A me piace, però quando è un contesto di gara cerco, a differenza di prima, proprio la maturazione sta anche in quello di concentrarsi, cioè bello tutto, sì, ma non è il mio momento. Il mio momento è quel giorno lì, a quell'ora là. Cerco di riposare, di risparmiare energie. Preferisco stare a volte da sola, cioè per esempio in sede di un albergo, preferisco riposarmi, respirare, fare sedute di respirazione che sono importantissime, però non mi faccio coinvolgere. Prima sì, adesso no. Sì. Sì.
prima, prima era tipo, oh mio Dio, che bello, invece adesso... Molto zen. Con calma. Se ci... Alessandra, quando le dici, sì, magari... Uguale, uguale. Uguale, sì. Ottimo. E una routine pre-gara, a parte gli esercizi di respirazione, di cose, non so, ascolti musica? Sì, sì. Hai una playlist? Ascolto musica latina. Mi piace molto la parte Latin America, cioè, mi fa concentrare ma allo stesso tempo sognare, perché mi immagino sole, cose belle, quindi mi distrae un pochettino. Da Cracovia? Da Cracovia, che era cioè solo il palazzetto c'era e niente più, però l'interno era bello. Rispetto al Pala del Liquore, sì, puzza di più o di meno? Era nuovo quello, non si può, cioè là, il Palapellicone è vissuto, sì, ci sono state, ci sono passate sai quante delle... Le ragazzine penso dovrebbero mai cambiare, sono le stesse delle... No, invece, no, invece, no, invece è stata, hanno rinnovato tante cose, hanno fatto un sacco di lavori, infatti, cioè, hanno creato una sala tutta con i poster degli atleti olimpici, cioè, entri in proprio in... Tempio. Sì, quella cosa che però sì, beh, anche solo tutte le gare di wrestling, di judo, cioè sono state fatte karate, sono state fatte le gare importanti là, quindi quello è un palazzetto costruito, cioè penso, non lo so, un anno, ecco, quindi non aveva quel carico energetico. No, era fatto bene, però oggettivamente non aveva almeno... no. No, è stato un bene però, posso dire, è stato un bene, sì. Palapellicone, il sombrero, lo chiede. Sì, è un altro carico energetico proprio, lo senti. Pam. Quindi musica latinoamericana. Musica latinoamericana. E poi tutto... un po' la scaletta o... Ovvio, guarda, a volte faccio coincidere con la scaletta, il coordinatore, per quando arrivano i momenti quelli salienti, ovviamente non mi posso mettere a ballare, però se avessi più coraggio lo farei, ma non lo faccio. Punto bene, stregherebbero. Sì, esatto. Non è caso, quella è sempre pieno di persone che ti riprendono. Vorrei evitare situazioni spiacevoli. Ah, ma il riscaldamento della ferroguidi è un ballo latinoamericano. No, non è. Senti la musica, se no è solamente la musica. Se no, mi vedi che sono buttata a terra, occhi chiusi, sembro morta. Dici, ma questa è viva, cioè, così respiro. Sembra che so. Sto facendo proprio meditazione, e vedi là così, sudo, perché possono fare pure 10 gradi, ma cioè, il trucco non mi si tiene mai in gara, ovviamente tutta scombinata. Una volta mi hanno fatto un meme con la foto del Joker e io, che una cosa, guarda, bellissimo. Proprio l'essere femminile me lo scordo a volte. E quindi dopo la finale come è stata, come è andata? Cose. Vabbè, ovvio, parenti, amici più stretti e diciamo abbracciare le persone che ti stanno là vicino, comunque la squadra, insomma. E poi abbiamo fatto, quando sono tornata a casa, ho festeggiato con la mia famiglia, però cioè, in realtà non so festeggiare, cioè preferisco quando il secondo posto, ora faccio una cosa pessimissima, però non è una medaglia vinta, è una medaglia persa. Sbagliato pensarla così, però quindi non c'è quella cosa che dici Madonna ho vinto su tutti, no. Questa cosa non so se c'è la cosa che legge la puntata. No, lei lo sa, ce l'ho questo rapporto, cioè comunque una finale persa, però è andata bene, mi sono divertita. Bastano rimanerci male e davanti. Questo. Ma comunque l'approccio proprio positivo e propositivo, sì, all'anno prossimo, la stagione che sta entrando. Prima deve finire col mondiale. Quindi speriamo che sarà quando è a fine ottobre. Ah, no. Bello, sono contenta. Sì. La prossima volta se vinco ancora meglio, magari. Cioè. Poi questi tedeschi. Forse arriva di là. Sempre così. Deve andare bene. Cioè, deve essere la francese, il saluto. Non si è qualificato per un pelo, quindi no. Ma stai anche seguendo. Sì, sì. Ma io mi sono, per fortuna, perché mi sono qualificata per 30 punti. Se vinceva, io, mentre facevo la finale per il bronzo, sì, anche se vincevo e l'altra vinceva, quella che poi non si è qualificata, non passavo lo stesso. Mi sono qualificata per 30 punti. Cioè,
proprio precisi, come serviva. Bravo. Sì. E hai qualche bestemmia a parte la tedesca? Ma non è una in realtà non li temo, cioè posso dirti la verità, non temo, posso perdere perché magari sono state più brave in quel momento, però no, non ho persone che temo, che dici, oh mio Dio, posso temere il, mi può dare fastidio la metodologia di combattimento, tipo quello egiziano, quello che hanno una metodologia diversa rispetto a quello italiano, noi abbiamo un karate spettacolare e pulito, loro sono un po' più storti e quindi ti potrebbero mettere in difficoltà, però le mie avversarie le rispetto, cioè penso che se vinco è perché sono stata più brava, se perdo è perché sono state più brave loro, certo. Sport molto di performance, esatto. Quindi a prescindere dalla preparazione, livello, qualsiasi cosa, se quel giorno non è entrato, se quel giorno stai grazie a Dio, è tutto. Lineare, preciso. Del bene e del male. Esattamente. E quindi mi dicevano che ci sono poi appunto diversi modi di approcciarsi all'idea, al combattimento, chi appunto ha uno stile un pochino più pulito, più raffinato e qualcuno un pochino più, vogliamo dire, autentico, perché dire rozzo, sì. Ma guarda, di... Tu con quali trovi meglio o peggio? Allora, ci devo pensare. In realtà, ti giuro, sembrerà stupido, ma dipende come sono io, perché in quel momento, perché credo e ho la consapevolezza di se sto nel mood, nel flow, nella stato di flow, può esserci la qualunque, non succede niente. Se invece ci vado, che magari parte l'insicurezza, che è inevitabile che si ha, allora posso anche perdere. Però la giapponese mi piace come parlo di stima come atleta, mi piace come combatte la giapponese, mi piace come combatte la kazaka, mi piace come combatte anche l'egiziana, che sono quelle le più forti, però mi piace pure come combatto io, ecco, quindi giochiamocela questo. E come ti approcci al combattimento? Sei un pochino più, come dire, attendista o l'arrembaggio? Purtroppo io sono, come nella vita, sono atleta, cioè mi butto nelle situazioni, non è che ci penso e dico stai calma, più penso e meno esce quello che sono, meno penso, più le cose mi vengono così. Ovviamente dietro c'è un tatticismo, ce la studiamo prima, però lì per lì dici, a volte mi è capitato di, il mio allenatore va a segno, che ne so, un kizami, mi fa adesso rifallo, e ora come lo rifaccio? sembra banale, ma mi esce così, non è meditato, cioè lo schema lo seguo perché ovviamente il tuo allenatore ti sedia, ti indirizza, fai questo, fai quello, facciamo anche una tattica insieme, però mi esce così. Quindi mi butto a volte anche troppo, molte volte sono stata penalizzata che troppo in avanti, cioè troppo aggressiva, non mi mette paura il colpo, non mette paura il calcio, se me lo prendo e vabbè, ci proviamo a recuperare, però mi butto sempre in avanti, cioè sono sempre, come posso dire, perché per me l'attacco è la prima difesa, quindi se attacchi prima, meno due volte, sì. Chi mena prima meno due volte, esattamente. Ma vale la palla in sono d'accordo. Tecniche preferite? Tecniche preferite? Ultimamente sto cambiando, prima era il Jagutsugi, invece adesso sta diventando Kizami, Mawashi Shuten, dipende quello che esce dal cappello. Sì, è sempre là, siamo sempre su quel discorso, cioè magari c'è la gara, ho fatto gare solo Mawashi Shuten, ho messo solo Mawashi Shuten, gare ho fatto solo Jodan, altre ho messo Chuden, altre Mawashi in guardia cioè dipende quello che mi sento in quella giornata. I avversari saranno contenti che diranno guarda, non sappiamo cosa dirti. Sì, lo stile di combattimento quello è, però può uscire la carta. Sì, no. Sono schemi che provo e riprovo in realtà, ma a parte lo scherzo, che provo
per migliorarmi durante l'allenamento, però non decido io quando escono, cioè trovo il punto, il tempo e No, quello che ti dicono è anche molto da seguire lo stato di flow, seguire quello esce. che ti Sì, dice esattamente. l'istinto, capire la situazione del momento, approfittarne, cogliere un pochino l'attimo. Ha senso, direi. Fila, No, fila anche te. perché poi in quello, il karate in particolare, che ha così tante tecniche, così tanto bagaglio tecnico da cui attingere, se uno riesce, piuttosto che non portare sempre le stesse tre tecniche, a sapere quali sfruttare contro quella determinata avversaria in quel determinato momento, in Sì. quella determinata forma fisica, è una bella ricchezza sicuramente. Diciamo che più ne hai, meglio è. Più ti alleni, più metti nel bagaglio tuo, ti alleni su tante cose, più probabilità ci sono che escono più tecniche. Invece una cosa che proprio non ti piace? Ecco. Che non mi piace, vediamo. Quella che ti dice, se la levavano proprio, almeno non cambiava niente. Ecco, non è che non mi piace, è che non sono in grado di farla in questo preciso istante, non l'ho allenata, l'uscire io con Gary. È difficile prendere la mira, cioè nel senso, se poi tipo sbagli, quella se n'è andata, tu ricomincia. È quella un po' la più rischiosa, diciamo. Sì, però oggettivamente è quella Vabbè, che non gara. simpatizzo, Vabbè, però gara. è bella, Sì, l'ammiro. infatti. Se entra fa Sale male, bene. fa male, sì. Fantastico. Questo non sto scrollando su TikTok, ma Sì, quando l'hai no, vedo, no, consigliata. è appena messo un like, oh, Sì, vabbè, sì. fa niente. Allora, guarda, una domanda che a vari atleti, è anche il fatto di come trovi la motivazione a continuare, quindi hai cresciuto un momento, diciamo, di difficoltà, però nell'ordinario, la dieta, gli allenamenti, doppi allenamenti, agosto, allenarsi, come fai a... Beh, come se dice un fotografo che si trova a camminare e vede uno scorcio, non lo so, spettacolare, ti si illuminano gli occhi e ti viene di fare la foto, poi anche se devi montare la macchinetta. Quindi è come per dire, a me piace allenarmi, fa sentire bene. Quindi prima magari non era così, invece adesso dico, ho il piacere di... Cioè, so che ogni volta che mi alleno sicuramente imparo qualcosa. Magari ho preso un pugno, un calcio, però ho imparato. Quindi se veramente voglio migliorare, mi devo allenare. Ovviamente il riposo fa parte dell'allenamento, quindi bisogna anche sapere staccare. Però secondo me è la passione che spinge ogni giorno una persona, in questo caso un atleta, ad alzarsi dal letto anche quando sei pieno di dolori, andare in palestra e allenarti. Questo, secondo me questo, sì. Ti piace di più l'allenamento o la dieta? Secondo te? La dieta. Guardami. Però anche lì bisogna essere sempre equilibrati, cioè bisogna Ah, dare che bello oggi, mi sei pollo e broccoli. Ah, No. bene. Ah, Però come? Molto l'obiettivo, come il fotografo, che poi. dipende l'asset con cui approcci, cioè se tu dici oh mio Dio, c'ho la pasta in bianco con un po' d'olio e i broccoli, però se tu li metti insieme un po' d'olietto e il parmigiano non sarà una carbonara, però È mangiabile e poi anzi dici guarda anzi che c'ho l'olio sì. Ci volevo mettere il burro. anzi dialetto e mezzo di pasta poi non lo so Il mio nutrizionista, la mia quindi va nutrizionista. peso e dialetto di pasta No, ah, guarda, ti sicuramente posso dire che nell'alimentazione che seguo mangio un sacco. Sfatiamo il mito del 70 grammi di pasta. vabbè da atleta c'è qualche legge pure Guarda due che non volte è al giorno scontato, guarda che non è scontato, ti posso dire la verità. ci sono anche atleti che mangiano come uccellini. Vabbè, chi deve dire il peso? Io fortunatamente ho un più davanti alla categoria, quindi lo faccio per me stessa, Della per... performance. Sì. Un conto è che pesi 90 kg, un conto che ne pesi 75 o meno, quindi è diverso. C'è chi se la passa molto Oh meglio, eh. sì. Cioè, ho visto scene di altri sport, sudorine, ciclette nella sauna, 7 ore là, cioè, cose che Niente non... acqua per 2 giorni.
Sì, magari solo 2 giorni. Magari. Ho visto tante sì. cose, tante cose. Invisibili. Sì. E invece al di fuori del tatami? Mi godo la vita. Mi piace, vabbè, mi piace viaggiare, mi piace scoprire posti nuovi. Sono curiosa di girare, ogni tanto qualche weekend partiamo e con le mie amiche andiamo, non so, al borghetto fuori Roma a visitarlo, passo una domenica all'aria aperta. Sì. Poi ultimamente sto pensando di levare il tempo che usiamo sui social e cercare di, magari invece di stare 3 ore a scrollare su TikTok, magari che prendere e chiacchierare, cioè, si è persa sta cosa. Mi piace questo, visitare, conoscere nuove culture, è una cosa che mi affascina parecchio. Beh, vedi i palazzetti fondamentalmente, cioè a meno che non vai dall'altra parte del mondo e devi andarci una settimana prima, vai là, vedi il palazzetto e devi essere contento che vedi solo il palazzetto, perché se vedi altro vuol dire che hai perso. Quindi là, bello il palazzetto, ho visitato, a casa adesso. Vabbè, Formentera, Ibiza, Cuba, Kenya, Messico, insomma, parecchio. Ti ripeto, te l'ho detto prima, c'ho un debole per Latino America, quindi Cuba, Santo Domingo, Cuba, sì. Me la sono stata a Cuba? Sono stata a dicembre l'anno scorso e me la sono visitata in 20 giorni. 20 giorni? Sì. Cioè, non è stata una vacanza rilassante. 80 km di camminata, e non sto scherzando. Al giorno? No, un 10-15, un 10-15 al giorno, però sì. Sì, sì, sì. Mattina... Ma Santiago, ma Cuba. Ma con il mojito... No, scherzo, non voglio dire... No, però Zanni Spalla, taxi particular, quelli... sì, fighissimo. Sì, sì, sì. È stato davvero figo. E poi la sera, salsa. Guarda... Se devo... Allora, quando cammini così tanto, poi giri, fai, sposti, la sera mangi, dici, senti, bello, te fai un giretto, ma poi a un certo punto devi, te se chiudi proprio la serra, fuso orario. È vero, 20 giorni che vivi? Sì, però arrivi, cioè soprattutto se vuoi visitare, preferisco vivere di giorno, poi ce l'ho il tempo per vivere... Anche perché là è povero come paese, non hanno tanto, quindi a parte qualche localino. Poca life, diciamo. Sì, ma non, cioè, preferisco vivere di giorno in quei casi e visitare, proprio conoscere le persone, sì. Quindi Ibiza Formentera, anche là di giorno? Là è stato bello, bei paesaggi. Qualcosa? No, belli aneddoti, insomma, è stato un gruppo coeso, ci siamo divertite. Dove raccontare un paio? Dire l'occasione? Allora, io ti devo dire una cosa, ho firmato una liberatoria? No. Un impegno? Allora, tu non mi crederai, ma essendo un addio al nubilato, okay. Noi amiche della sposa abbiamo... preparato un contratto firmato, te lo posso assicurare, firmato in aeroporto, dove c'è un patto di riservatezza, quindi qualsiasi cosa uscirà siamo soggette a querele, sì. C'era anche un avvocato penalista nel mezzo del gruppo, quindi sì. Ci tengo. Dimenticate le firme, immagino. Oh, no, sto scherzando. C'era proprio, abbiamo consegnato la busta, una, il contratto per la sposa, il contratto per... Guarda che qua, cose sì, serie. Sono d'avvocato. Letto al microfono, fatto bene, cioè, redatto in un certo con nome, cognome. C'era anche il taglio, il sangue. Sì, timbro. Tu pensi che scherzo, ma veramente è così. Ti manderò la foto del contratto, te lo farò vedere. Non sto scherzando. Sì, sì. No, quello forse no, perché non si possono divulgare, era fa parte del contratto, però questo. Ho la clausola del silenzio, quindi. Non si può. Altre vacanze in vista? No, a parte appunto il matrimonio di questa ragazza, Cristina, sono tranquilla. Andrò in Sicilia qualche giorno. Sì, sì. L'obiettivo. Per forza. Mondiale. Mondiale, mamma mia. Perfetto.
E un'altra domanda, diciamo che ho scritto gli atleti, che immagino che poi da romani qui siano capitate, sono diciamo, un estratto delle domande più fastidiose che vengono poste a atleti, Vai, strateghi. sono pronta. E quindi volevo chiederti in particolare se ti dà più fastidio di queste cinque che abbiamo selezionato. In realtà ci sta una che però è stata già bocciata, quindi la dico solamente per conferma Sì. che bella e brava, però non dà fastidio. Non fatela arrabbiare, non menerà, che di solito avviene in quel momento, discoteca, spiaggia, in cui col drinking, insomma, che fai, che bello, eh? Caraca. Guarda, l'ultima volta mi è successo, testuali parole, stavamo parlando, e mi fa, questa persona mi fa, tu c'hai la faccia di una che mena. Io, no, lancio coriandoli a livello professionistico, zero. Secondo me c'hai proprio la faccia. E io, perché non, no, faccio sport, così l'ho buttata un po', sì. Però sempre, tutte quelle che mi ha elencato, tutte. Belle e brava è l'unico che mi piace. Quello che mi Mi sta, fa, sì. no, tipo, Il pugnetto, sì, oh, apritissimo. devi starci attenta, devi starci attenta, Poi, commento questo di solito da TikTok o video di Instagram, ma in strada non funzionerebbe, e relative traduzioni in varie lingue da persone che invece evidentemente saprebbero come Sì. comportarsi. Oppure l'ultimo, mi fai vedere la mossa. Sì, no, penso che sia fammi vedere una mossa, quella proprio. Quante volte al giorno? Ce n'è un'altra, la devi aggiungere. Vai. Anche Ma te spacchi le tavolette, quella. eh? Questa la sei persa. No, quando conosci cose nuove, persone nuove, capita molto Tutto spesso. quanto Oh, online. fammi vedere, ma com'è che fai con i pugni, cose? Qual è quel momento meno opportuno in cui te l'hanno chiesto? Davanti a tante persone che non mi conoscono, quindi prendi il centro che ti chiedono, magari l'attenzione si sposta su di te e dici Riflettore. BAM! Oh, mi fai vedere una mossa e poi rimangono così, aspettando la mossa. No, cioè tipo. Non è il momento, non è il contesto, No? siamo in via alle vostre, No? chiamo la polizia. Ecco, Bene, no, no, no. Contesti sono questi, però sì, tutti li hai azzeccati. e a noi la mossa ce la fai vedere, quindi se di ballo di karate. Dipende. Allora, ci devo pensare, forse karate, dai, ballo ancora mi vergogno. Bene, Sì. allora seguire la dimostrazione tecnica del Clio. Dopo, sperando ci riesco. 3. Ho ascicchiato i gambi dietro. Allora, posizione di guardia. Caricamento. Stabilizzazione. Distensione del calcio. Svegliamo. Una sesta. Parlavamo prima delle modalità d'approccio. Fammi vedere la mossa. E questa è la giusta reazione. Col chi hai?